Due prova, ci stiamo per collegare. Bentrovati a tutti, siamo collegati dalla Curia Vescovile di Tivoli in provincia di Roma per l'apertura dell'inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Cognata della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Ecco, è presente con noi, presiede questo atto Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, e i membri del Tribunale, con il cancelliere vescovile che funge da notaio in questa sessione di apertura. Come tutti sappiamo, in occasione della Pasqua è giunta la notizia che il Santo Padre Papa Francesco ha dato il suo consenso all'apertura della causa di Monsignor Cognata. Ecco, una procedura davvero straordinaria che ci fa ricordare proprio anche questa vicenda così dolorosa di questo vescovo, che grazie però all'intervento di Papa Francesco e al contributo di tantissime persone che nel tempo si sono adoperate per il riconoscimento dell'innocenza, ecco, di questo vescovo fondatore. Oggi diamo inizio ufficialmente, solennemente, anche se non possiamo farlo in forma pubblica per la situazione che tutti conosciamo della pandemia, ecco, dell'apertura dell'inchiesta diocesana. Durante questa fase, che è la prima fase di un processo di beatificazione e canonizzazione, verranno ascoltati alcuni testimoni ancora viventi che hanno conosciuto Monsignor Cognata. Verranno raccolti tutti i documenti necessari ai fini di provare l'eroicità delle virtù, ecco, di questo servo di Dio. Successivamente, una volta che si chiuderà la fase diocesana, inizierà la fase romana, che prevederà la redazione della positio super virtutibus, cioè la dimostrazione sulla base dei testimoni e dei documenti della vita virtuosa del servo di Dio, che verrà poi esaminata dagli organi competenti della congregazione delle cause dei santi, e al termine di questa prima parte, se tutto procede, il Santo Padre Ecco, iniziamo questo momento con una
dell'ora media presieduta da Sua Eccellenza, e questo ci ricorda l'importanza della preghiera per accompagnare la causa di beatificazione. Una causa di beatificazione non è solo una procedura canonico-giuridica, ma è innanzitutto un'esperienza dello Spirito, è un'esperienza di Chiesa da vivere con tutto il popolo santo di Dio. E allora anche con questa preghiera ci uniamo alle preghiere, all'offerta di tante persone, di tante comunità che ci stanno accompagnando in tutto il mondo, salutando in modo particolare le Salesiane Oblate del Sacro Cuore e tutti i gruppi membri della famiglia salesiana, le diocesi di Tivoli, Palestrina, la diocesi di Reggio Calabria e Bova. Sua Eccellenza ora ci introduce alla preghiera dell'ora media. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio, tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen. L'angelo Gabriele disse a Maria: Ave piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto? Mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano, vieni in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo.
ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Allora canterò inni al tuo nome sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che egli ha fatto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo Gabriele disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. In quel giorno, chiunque sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Per la tua benevolenza, Signore, ricordati di noi. Preghiamo. Sorga in noi, Dio onnipotente, lo splendore della tua gloria, Cristo, tuo unico Figlio. La sua venuta vinca le tenebre del male e ci riveli al mondo come figli della luce. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Ecco, rinnoviamo il nostro saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Portiamo anche i saluti speciali da parte di Suor Graziella Benghini, Madre Generale delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, e alle numerose comunità cristiane, anche civili, che ci stanno accompagnando, a tante persone che guardano a questo giorno davvero come un giorno di grazia. E allora diamo inizio a questo momento con la lettura del verbale che introduce a questa sessione, facendo memoria proprio di ciò che è stato fatto in questi ultimi mesi. Il verbale viene letto in questo momento dal cancelliere diocesano Don Ernesto Raponi. Tiburtina, beatificazione e canonizzazionis servi Dei, Iosefi Cognata e Societate Santi Francisci Salesi, Olim Episcopi Bovensis, fundatori istituti Salesianorum Oblatorum Sacro Cordis. Sessione di apertura. Nel nome del Signore. Amen.
L'anno del Signore 2020, il 12 del mese di dicembre 2020, alle ore 11, presso la Curia Vescovile di Tivoli, ubicata in Piazza Sant'Anna 2 in Tivoli, davanti a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, alla presenza del Reverendo Don Gaetano Maria Saccà, Delegato Episcopale, del Reverendo Don Massimo Sebastiani, Promotore di Giustizia, legittimamente citato, il Diacono Luigi De Giusti, Notaio, è comparso il Reverendo Pierluigi Cameroni, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Cognata, Agrigento, 14 ottobre 1885, Pellaro, 22 luglio 1972, della Via Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Egli esibisce il libello di domanda chiedendo l'inizio della causa sulla vita, sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio. In data 15 aprile 2020, la Congregazione delle Cause dei Santi, con lettera inviata al postulatore generale dei Salesiani, Don Pierluigi Cameroni, a firma di Monsignor Marcello Bartolucci, segretario della medesima congregazione, comunicava: sono lieto di informarla che la Congregazione per la Dottrina della Fede, con lettera Prot 911-1935, AS 265-74579, del 17 febbraio del corrente anno, comunicato a questo dicastero che il Santo Padre, dopo attento e ponderato esame, ha dato il suo augusto consenso alle richieste di religiosi e laici che impetravano l'apertura della causa di beatificazione di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Cognata, Vescovo di Bova. Pubblicato il libello di domanda, con editto per i fedeli il 10 agosto del 2020, ottenuti il nulla osta dell'Arcivescovo di Reggio Calabria Bova, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, per il trasferimento di competenza, ottenuto il 6 maggio del 2020, il rescritto della Congregazione delle Cause dei Santi per l'apertura dell'inchiesta diocesana, il 14 luglio del 2020, l'approvazione della Conferenza Episcopale Laziale, il 3 settembre del 2020, e avendo accettato il libello di domanda del postulatore, 24 settembre 2020, il Vescovo, su richiesta del promotore di giustizia, esamina il mandato di procura del postulatore e lo consegna al delegato episcopale e al promotore di giustizia affinché lo esaminino. Non avendo nulla da opporre, il Vescovo lo accetta come legittimo. In seguito, Don Ernesto Rapone, cancelliere vescovile diocesano, procede alla lettura del decreto dell'accettazione del libello di domanda del postulatore e della nomina degli ufficiali dell'inchiesta pubblicato dall'eccellentissimo Vescovo. Decreto di accettazione del libello di domanda e della nomina degli ufficiali dell'inchiesta diocesana. Io, Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, visto il libello di domanda del 5 agosto 2020, con il quale il Reverendo Don Pierluigi Cameroni, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, cioè vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, a nome degli attori, chiede l'inizio della causa, informata il 3 settembre 2020 la Conferenza Episcopale Laziale e ottenuto all'unanimità il parere favorevole, fatte le dovute indagini con i fedeli di questa diocesi, con editto del 10 agosto 2020.
Con la presente accetto il libello di domanda e decreto l'inizio della causa di beatificazione e canonizzazione sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Non potendo occuparmi direttamente dell'istruzione dell'inchiesta, con il presente decreto nomino il reverendo Don Gaetano Maria Saccà, del clero della diocesi di Tivoli, delegato episcopale, il reverendo Don Massimo Sebastiani, del clero della diocesi di Palestrina, promotore di giustizia, il diacono Luigi De Giusti, della diocesi di Palestrina, notaio. Ordino al cancelliere della diocesi di informare gli ufficiali dell'inchiesta della loro nomina, perché compaiano il 12 dicembre 2020 alle ore 11 presso la Curia Vescovile di Tivoli al fine di partecipare alla sessione di apertura dell'inchiesta e prestare il giuramento di compiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto di ufficio. Dato in Tivoli il 24 settembre 2020, protocollo 248-2020, Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli di Palestrina, Don Ernesto Rapone, cancelliere vescovile. Il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Parmegiani, conferma la nomina degli ufficiali dell'inchiesta qui presenti, i quali accettano l'incarico e successivamente faranno il loro giuramento per portare avanti il compito che è stato loro affidato. Iniziamo quindi i giuramenti di tutti i membri del Tribunale e in primo luogo di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, che alzandosi in piedi e toccando la croce pettorale fa il giuramento. Nel nome di Dio, io, Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta nell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio Giuseppe Cognata, nato ad Agrigento il 14 ottobre 1885, morto a Pellaro il 22 luglio 1972, della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Giuro inoltre di conservare il segreto su tutte quelle cose che potrebbero diffamare il servo di Dio o altre persone, come pure giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. Che Dio mi assista. Il vescovo ora firma e timbra con il suo sigillo l'atto del giuramento. Successivamente fa il giuramento il delegato episcopale Don Gaetano Saccà. Nel nome di Dio, io, Gaetano Maria Saccà, delegato episcopale dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, giuro di compiere fedelmente
l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Ora emette il giuramento il promotore di giustizia, Don Massimo Sebastiani. Nel nome di Dio, amen. Io, Massimo Sebastiani, promotore di giustizia dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Ora fa il suo giuramento il notaio dell'inchiesta, il diacono Luigi De Giusti. Nel nome di Dio, io, Luigi De Giusti, notaio dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e disegni del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome del Signore, io Pierluigi Cameroni, postulatore della causa del servo di Dio Giuseppe Cognata, della Pia Società di San Francesco di Sales,
vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Infine, allego agli atti di questa sessione di apertura gli atti primordiali della medesima. Prestati questi giuramenti, il delegato episcopale ha stabilito come luogo per interrogare i testimoni e raccogliere le prove la sede del Tribunale diocesano presso la Curia Vescovile di Tivoli, sita in piazza Sant'Anna 2 in Tivoli. Così pure il delegato episcopale decretò che la sessione seguente si tenga il 4 gennaio 2021 alle ore 9:30 nel luogo indicato e ordinò al notaio che mandasse le citazioni al promotore di giustizia e ai testi perché compaiano nel giorno, nel mese e nell'ora indicati nella sede del tribunale. Infine il vescovo e il delegato episcopale mi hanno incaricato di stendere il verbale di tutto quanto avvenuto nella presente sessione e di consegnarlo insieme alle nomine e ai documenti precedentemente citati al notaio. Di tutto ciò che si è compiuto in questa prima sessione, io sottoscritto cancelliere vescovile diocesano, notaio designato ad actum, ho steso il presente verbale, in fede l'ho firmato e timbrato con il sigillo della cancelleria vescovile. Tivoli, 12 dicembre 2020, Don Ernesto Rapone, cancelliere vescovile diocesano. Io, diacono Luigi De Giusti, notaio dell'inchiesta, dichiaro di aver ricevuto dal cancelliere vescovile diocesano gli atti della sessione di apertura dell'inchiesta e i summenzionati documenti. Tivoli, 12 dicembre 2020. In questo momento si conclude, diciamo, la parte giuridica canonica di questa prima sessione, che è la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana. Diamo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, che fin dall'inizio ha accompagnato con grande entusiasmo questa causa e che la sostiene invitando proprio tutta la comunità ecclesiale a condividere questa grazia che viene data innanzitutto a questa chiesa locale. Innanzitutto desidero rivolgere un saluto cordiale a tutti i fratelli e le sorelle, alle comunità ecclesiali, religiose, civili, che in diverse parti del mondo ci stanno accompagnando in questo momento così speciale
per la nostra Chiesa di Tivoli qual è l'apertura dell'inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Cognata della Pia Società di San Francesco di Sales, vescovo titolare di Farsalo, già vescovo di Bova, fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Come sappiamo, il 18 aprile 2020, il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Angel Fernandez Artime, che volentieri saluto, annunciò nell'esultanza del tempo pasquale e ai primi vespri della Domenica della Divina Misericordia che la Congregazione delle Cause dei Santi, con lettera inviata in data 15 aprile 2020, aveva trasmesso la seguente documentazione. Sono lieto di informarla che la Congregazione per la Dottrina della Fede, con lettera del 17 febbraio corrente anno, ha comunicato a questo dicastero che il Santo Padre, dopo attento e ponderato esame, ha dato il suo augusto consenso alle richieste di religiosi e laici che impetravano l'apertura della causa di beatificazione di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Cognata, salesiano, vescovo di Bova. Un annuncio che anche come diocesi di Tivoli, dove c'è la casa generalizia delle care salesiane oblate del Sacro Cuore e dove sono custoditi i resti mortali del servo di Dio, Monsignor Cognata, abbiamo accolto e condiviso in quella mattina con immensa gioia, vedendo riconosciuta l'innocenza di un uomo, un consacrato, un vescovo, un fondatore, toccato dall'amore misericordioso del Padre e che ha guardato e agito verso il prossimo con misericordia. Ne rileggiamo alcuni tratti della sua vita per capire come e perché siamo arrivati ad oggi. Nato ad Agrigento il 14 ottobre 1885, Giuseppe Cognata dimostrò fin da bambino una grande ricchezza di doti e di talenti umani. Dodicenne entrò nel Collegio Salesiano San Basilio di Randazzo, Catania, pronto ad accogliere la chiamata alla vita religiosa e apostolica tra i salesiani, una vocazione fortemente contrastata dal padre e dal nonno. Il 5 maggio 1908 emetteva la professione perpetua a San Gregorio di Catania nelle mani dell'allora rettore maggiore Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco, e l'anno dopo riceveva da Cireale l'ordinazione sacerdotale. Aveva conseguito brillantemente la laurea sia in lettere sia in filosofia e ora andava ai giovani non solo come professore e assistente, ma come sacerdote pieno di zelo. Fu direttore di opere, ma più ancora direttore di anime. Nel concistoro del 16 marzo 1933 nominò Don Giuseppe Cognata, in quel tempo direttore al Sacro Cuore di Roma, vicino alla stazione Termini, vescovo di Bova, una diocesi della Calabria particolarmente povera e disagiata. Ricevette l'ordinazione episcopale il 23 aprile successivo nella Basilica del Sacro Cuore a Roma dal cardinale salesiano Augusto Lond, oggi venerabile. E attraverso sentieri scoscesi, quartiere, Monsignor Cognata, che aveva scelto come motto episcopale l'espressione paolina Caritas Christi urget nos, volle visitare e confortare non solo tutti i paesetti della diocesi di Bova, ma anche i gruppi di povere famiglie sparse qua e là nei luoghi più remoti e inaccessibili. Diede vita a una pia società di giovani generose, disposte a lavorare con coraggio e gioia nei centri più piccoli, sperduti, abbandonati della diocesi di Bova. Nacque così l'8 dicembre 1933, anno santo della Redenzione, la Congregazione delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore.
Ma nel 1939, 3 anni dopo, una bufera infernale si scatenò contro il fondatore e la sua istituzione. Il 20 dicembre 1939 il Sant'Uffizio, sulla base di false accuse, condannò ingiustamente Monsignor Cognata alla destituzione dalla dignità episcopale, all'allontanamento dalla diocesi e all'istituto da lui fondato. Egli visse per lunghi anni nel silenzio e nella solitudine. Accolto nelle case salesiane di Trento e Rovereto fino al 1952 e poi in quella di Castello di Godego, in provincia di Treviso, diocesi di Treviso, fino al 1972, svolgendo un assiduo e apprezzato ministero di confessore e guida spirituale. Nella Pasqua del 1962 venne reintegrato da Papa Giovanni XXIII nell'Episcopato. Per volontà di Papa Paolo VI partecipò al Concilio Vaticano II e il 29 gennaio 1972 ebbe la gioia di sapere il suo istituto riconosciuto con decreto di lode parte della Santa Sede. Si spense il 22 luglio, dopo aver visitato tutte le sue case, le case del suo istituto, proprio a Pellero, Reggio Calabria, sede iniziale dell'attività missionaria delle sue salesiane oblate. E le sue spoglie riposano ora nella casa generalizia delle suore oblate a Tivoli. Desidero riprendere, permettetemelo, quanto ebbe a dire al termine della Santa Messa di domenica 19 aprile 2020, quando venne ufficializzato il provvedimento di Papa Francesco. Ho chiesto a Monsignor Cognata di mettere sotto le sue ali questo nostro bisogno di misericordia e che un mondo in pandemia in questo momento e questo segno di misericordia anche da parte della Chiesa attraverso il Papa e di giustizia soprattutto ci consola, consola il nostro cuore in questo momento così difficile. Io vedo il giorno di oggi come una luce di speranza, la santità ci dà sempre speranza, forza, consolazione in mezzo a questo momento buio che ancora continua della nostra storia. E uno dei tanti, dicevo allora, direi vescovi del silenzio che hanno sofferto le loro sofferenze in silenzio e alla fine la giustizia è uscita fuori. La Divina Misericordia ha mandato un raggio della sua luce su queste persone che però sono state obbedienti alla Chiesa, non hanno mai fatto niente per bypassare, sempre obbedienti in silenzio. Addirittura a Monsignor Cognata fu chiesto di togliere le insegne episcopali, non solo di rinunciare alla diocesi, ma non poteva neanche più portare le insegne del vescovo. E oggi, dicevo quella mattina della Domenica della Divina Misericordia, viene reintegrato a distanza di 80 anni, però la verità si fa sempre strada. In questa luce desidero ricordare che una causa di beatificazione non è mai un arido iter procedurale, ma un pellegrinaggio di fede nella ricerca, nella meditazione e nella imitazione dell'eroismo virtuoso dei santi. È un'azione ecclesiale che ha un certo carattere liturgico in quanto è finalizzata alla lode di Dio e alla glorificazione dei suoi servi fedeli. A ciò bisogna aggiungere il fatto che le cause di beatificazione dei confessori della fede e tutte le cause di canonizzazione includono una valutazione accurata anche di un miracolo, che è un'opera compiuta da Dio per l'intercessione di un suo servo fedele. In questa occasione mi sia permesso di chiedere che proprio per la delicatezza di questo caso, del caso vale per tutti, ma in questo caso particolare che verrà trattato, il Tribunale Ecclesiastico che abbiamo appena istituito operi con il massimo rigore e serietà affinché la luce della santità di Monsignor Cognata possa splendere a pieno, senza se e senza ma.
Prima di concludere, ringrazio Dio, certo di interpretare la voce delle salesiane oblate del Sacro Cuore. In particolare mi è permesso salutare le due ultime madri generali, l'attuale Suor Graziella Benghini e la sua precedente madre generale, Suor Carmelina Mosca, che tanto, tanto, tanto hanno fatto per arrivare a questo giorno che ci è dato di vedere. Avremmo voluto celebrare questo momento in maniera pubblica, in un luogo ampio, per dare la possibilità alle figlie di Monsignor Cognati, ai tanti estimatori di Monsignor Cognata, di essere presenti. La pandemia che recentemente ha colpito anche alcune comunità, la casa generalizia e delle oblate, non lo hanno permesso. Pensandoci bene, anche questo direi che è nello stile di Monsignor Cognata, fare le cose nel silenzio e nel nascondimento e affrontare anche dei grandi sacrifici da offrire a Dio per la salvezza del mondo e delle anime. A lui vorrei chiedere la protezione innanzitutto per le sue figlie ammalate e in questo momento negli ospedali a causa del virus che sta rendendo difficile la nostra vita e probabilmente renderà difficile anche il nostro futuro. Vorrei affidare a lui tutte le vittime del Covid ed il personale sanitario che sta lavorando per combattere questo virus terribile. Ma a Monsignor Cognata, vittime di calunnie e menzogne, vorrei chiedere di intercedere perché nella Chiesa e nella società cessi il diffondersi di quell'altro virus dal quale Papa Francesco non smette mai di mettere in guardia, che è il virus della calunnia, della maldicenza, della falsità. Che per intercessione di Monsignor Cognata possiamo imparare tutti ad essere franchi e rispettosi vicendevolmente affinché la Chiesa cresca con quella esemplarità che non le è data perché è composta di uomini e donne migliori degli altri, ma da uomini e donne che sanno tutti di avere bisogno della misericordia di Dio per poter sussistere ed essere credibili. E ancora mi piace pensare come questo inizio di inchiesta diocesana cada pochi giorni dopo che Papa Francesco ha indetto un anno dedicato a San Giuseppe, il santo protettore del nostro servo di Dio, il santo del silenzio, dell'obbedienza, della paternità, della fiducia in Dio, nella provvidenza, tutti atteggiamenti che Monsignor Cognata ha tentato di vivere pienamente. Concludo con una testimonianza eccezionale che desidero condividere e che riguarda la vita virtuosa e l'esemplarità singolare di Monsignor Cognata. Una testimonianza scritta nel 1995 da Monsignor Antonio Mistrorigo, un vescovo che, giovane aiutante di studio della CEI, ho avuto il piacere di conoscere, e che da quando venne nominato vescovo di Treviso nel 1958 fino al termine della sua lunga vita, Monsignor Mistrorigo morì a 99 anni nel 2012, si è letteralmente battuto con tutte le sue forze perché il vescovo salesiano venisse riconosciuto innocente, ravvisando in lui fin dal primo incontro un uomo straordinario e un testimone della Pasqua del Signore. Monsignor Mistrorigo, da Castello di Godego, il 2 dicembre del 1955, così scriveva: Monsignor Cognata, ringraziamo Dio di avercelo dato e lo ringrazio per averlo conosciuto. Non si può dimenticarlo. È troppo lucente la sua figura, troppo eloquente il suo insegnamento. È l'uomo tutto di Dio. È il vero seguace di Cristo crocifisso, è il vero uomo della morte e della vita, dell'umiliazione e dell'esaltazione, del silenzio, del sorriso, della preghiera e della totale oblazione di sé. Poteva veramente fondare la congregazione delle suore oblate perché egli portava con sé l'esperienza di ciò che vuol dire oblazione. Era riuscito ad abbandonarsi totalmente in Dio,
persona perseguitata e condannata, sebbene innocente, e immergersi in quel Dio dove tutto è trasfigurato. La morte stessa diventa vita, il pianto diventa gioia. Io credo, continuava Monsignor Mistrorigo, che pochi santi siano stati provati dalla perfidia umana come lo fu lui. La sua persona fu stritolata, macinata, sbriciolata, ridotta in polvere, e questa l'operazione peggiore di qualunque morte. Lui accettò tutto con la serenità che gli veniva dalla fede in Dio e dalla innocenza della sua coscienza, senza una parola di odio e nemmeno di lamento e di condanna. Ho fatto molta fatica a farmi raccontare da lui la storia della sua croce. Aveva paura di perdere il merito di quanto avevo offerto a Dio. Ho sempre ammirato in lui la serenità di chi è già passato a vivere in Dio, dimenticando tutto il resto. Ho ammirato, oltre la serenità, la gioia che spontaneamente usciva dal suo spirito e rendeva sempre lieta la sua compagnia. Ho ammirato la sua disponibilità ad aiutarmi sempre e in tutto. Ho ammirato la sua altezza spirituale che lo faceva pensare alle cose di lassù e cercare solo le cose di lassù. Anima grande, anima rara, gloria della vostra famiglia salesiana e della Chiesa tutta. A tutti auguri di cuore e che questo cammino iniziato oggi possa giungere a buon fine secondo la volontà di Dio. Amen. Un applauso va bene, eh? Ecco. Bene, concludiamo davvero questo momento anche credo di grazia, soprattutto attraverso le parole che il Vescovo ci ha rivolto, in cui si vede una partecipazione viva, ecco, della Chiesa di Tivoli, ma penso di tante persone che ci stanno accompagnando. Concludiamo con la preghiera per chiedere la beatificazione di Monsignor Cognata, a cui seguirà la benedizione del Vescovo e il canto della Salve Regina. Dio santo e misericordioso, ascolta la preghiera dei tuoi figli, anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo rimane fedele alla tua parola. Con Maria Ausiliatrice imploriamo il dono della beatificazione di Monsignor Giuseppe Cognata, testimone silenzioso della verità, della giustizia e della misericordia, compagno generoso della passione redentrice del tuo figlio. Per intercessione del tuo servo fedele, fa che non smarriamo la via del bene, ma perseveriamo nella speranza e otteniamo la grazia che con fiducia ti chiediamo. Tu, Signore, che ascolti il grido dei poveri e la preghiera degli innocenti perseguitati, esaudisci la nostra supplica. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, obis, post hoc exilium postem. O clemens, o pia, o Virgo Maria. E a tutti coloro che ci hanno seguito ringrazio di cuore per questa partecipazione anche virtuale. Auguro un buon proseguimento del cammino d'avvento e gli auguri per un buon Santo Natale e anche un buon 2021, che sia un anno veramente benedetto dal Signore, proprio perché ci guardi con compassione e misericordia e ci faccio uscire anche da questa pandemia che ci tiene divisi, ma oggi ci ha riuniti nel nome di Monsignor Cognata. Auguri a tutti. Grazie anche ai tecnici che hanno reso possibile tutto questo collegamento. Ricordo che verrà anche trasmesso successivamente il saluto di Madre Graziella e il saluto del Rettor Maggiore Don Angel Fernandez Artimi. Grazie ancora a tutti e accompagniamo davvero con la preghiera questa causa di beatificazione. In occasione dell'apertura della inchiesta della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Monsignor Giuseppe Cognata, voglio rivolgere un saluto a quanti possano vedere queste parole. Il nostro confratello salesiano di Don Bosco, vescovo di Vova e fondatore delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Di modo particolare voglio salutare alle nostre sorelle che hanno accompagnato assieme a laici e laiche cristiani questa causa e questo processo con tanta preghiera, con tanta fede e con tanta speranza. Sappiamo bene, e quelli che conosciamo un po' la realtà della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, che è stato veramente un momento dove per grazia crediamo che si è fatto giustizia. Era il tempo di Pasqua quando Papa Francesco, dopo tanta preghiera, riflessione e conoscenza di tutto il processo, ha dichiarato questa apertura del processo. Personalmente ho potuto ringraziarlo per questo gesto di paternità e allo stesso tempo ci troviamo in attesa che anche la Madre Generale e altri possano esprimere questa salutazione e ringraziamento. Voglio sottolineare un aspetto che mi sembra delicato e allo stesso tempo molto importante. Il nostro confratello salesiano e fondatore dell'Istituto delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore ha vissuto sempre con una grande predilezione per la missione per i più poveri e per il Vangelo. Purtroppo, 6 anni dopo la fondazione dell'Istituto, è stata vittima di calunnia e di ingiustizia. E questo è stata una realtà
lungo tutta la sua vita, una realtà sofferta nel dolore, sofferta con umiltà e con una grande capacità di perdono da parte del nostro confratello salesiano. E penso che possiamo dire che con lui questa catena di grandi persone in cammino di santità si fa più bella ancora. Possiamo nominare certamente a Monsignor Giuseppe Cognata, posso nominare al principe Sartorischi, al beato Luigi Variara, alla beata Sor Eusebia Palomino, possiamo nominare a Laura Vicugna, la giovane beata, possiamo nominare a Nino Valieri e a tanti altri, Don Beltrami, delle persone che hanno vissuto di un modo eroico giustamente questa dimensione, la dimensione della oblazione all'interno del carisma salesiano. E questo è anche una delle cose belle e della realtà bellissima che offre nella Chiesa il carisma salesiano e la vita di questi grandi uomini e donne o ragazze che portano una santità. Crediamo che sarà un tempo di grazia, un tempo dove dopo un'ottantina di anni è stata fatta una giustizia e non è la prima volta che succede nella storia della umanità, e mi sembra bello sottolineare questo. Per questo anno ho preso come linee guida della Strenna questo invito a vivere con la speranza. Ci muove la speranza. E ho preso questa indicazione dopo un anno molto difficile in tutto il mondo, ma un anno dove noi cristiani dobbiamo avere giustamente un modo proprio e di credenti di vivere questa realtà. Bene. Un anno dove penso che possiamo dire che il nostro confratello salesiano, Monsignor Giuseppe Cognata, il fondatore delle Oblate, ha preso il vaccino bellissimo del perdono. Per lui il perdono è stata la norma di vita nel vivere una vita di sofferenza, per una vita piena di senso di Dio, di fede e di attesa di una giustizia che senza dubbio pensava che Dio si darebbe sempre. Ringrazio a tutti, ringrazio certamente alla Diocesi di Tivoli per questa bellissima opportunità e per questa apertura di oggi. Chiedo la benedizione di Dio per tutti noi e per tanti che sempre fanno il bene e sono mediazione di pace. Grazie. Carissimi amici, soprattutto devoti di Monsignor Cognata, questo è un giorno speciale per noi, Salesiane Oblate del Sacro Cuore, ma per tutta la famiglia salesiana, per la diocesi di Tivoli Palestrina, per la Chiesa tutta. Finalmente l'Oblatus Est, quia ipse voluit, il motto tanto caro a Monsignor Cognata, si unisce al premio
quello della redenzione. Sì, Monsignor Cognata ha sempre amato questa immagine dell'agnello immolato che Isaia ne descrive nei passi più belli del Redentore. Monsignor Cognata finalmente oggi torna alla vita, torna a dare luce e splendore a quanti hanno creduto sempre nella loro fede, nella loro simpatia, nella loro devozione a un uomo che è stato un esempio. L'esempio di mitezza, perché proprio la caratteristica dell'Oblatus Est, qui a Ipse Volvit, è stato immolato perché lo ha voluto. Anche Monsignor Cognata è stato l'uomo che ha voluto, con libera scelta, con libera adesione, dare il suo contributo alla redenzione dell'umanità, insieme all'oblato per eccellenza, a Cristo, al Cristo l'oblato per il Padre, totalmente donato. È così che voglio iniziare questo saluto al termine di una celebrazione che per noi è stata molto attesa e che veramente ci riempie il cuore di gioia, di speranza in questo momento particolare della umanità, ma anche della Chiesa tutta. Questa redenzione che passa attraverso l'oblazione. L'oblazione che è un'oblazione a Cristo, ma che non si ferma all'oblazione cruenta soltanto sulla croce, ma che diventa un volto trasparente, un volto trasfigurato perché è un volto redento. Anche la nostra oblazione diventa una oblazione redentiva, tutte le volte che sappiamo offrire totalmente noi stessi. E oggi che finalmente si apre questo grande processo, questa realtà diocesana che finalmente vede inalberarsi un santo che ha percorso anche le strade qui della nostra diocesi, attraverso i posti e i luoghi dove sono le oblate. E quindi questa presenza anche nella diocesi di Tivoli, questa vita vissuta anche attraverso le figlie spirituali che diventa l'emblema di chi ha donato totalmente e ha offerto totalmente se stesso. E questo quello che oggi mi esce fuori dal cuore, questo grazie a Monsignor Cognata che ha dato a noi un premio grande, il premio della consolazione. Sì, perché questo è anche un tempo di avvento dove più volte ci sentiamo dire consolate, consolate. Anche noi vogliamo essere, attraverso la nostra vita, il nostro apostolato, vogliamo essere donne che sappiano consolare. Sulle orme di Monsignor Cognata, che aveva per tutti una parola, una tenerezza, un gesto, un'attenzione. L'oblazione si esprime così, l'oblatus est è nella semplicità dei gesti, la si vive nella quotidianità, nella vita familiare, nella comunità semplice, ma che nello stesso tempo è disposta a offrire tutta se stessa per dare la vita alla gente con cui si trova ad agire, dove veramente tanti non hanno nessun'altra luce se non la parola confortante di chi ha dato totalmente se stesso, di un'oblata disposta a dare tutto. E l'oblazione è proprio questo, stare ai piedi della croce, uniti a Cristo, ma col volto rivolto all'umanità, disposto a dare tutto. Questo è il motto che Monsignor Cognata ci dà. E oggi esultiamo perché questo oblatus est diventa l'emblema di quanti
seguono e vogliono seguire l'esempio di questo straordinario uomo, di questo grande salesiano, di questo grande vescovo, di questo grande fondatore. Ecco, vorrei che questa giornata servisse anche per riscoprire la bellezza dell'oblazione, perché Monsignor Cognata diceva sempre: l'altare, la croce, il tabernacolo sono il vostro rifugio, sono il luogo della vostra speranza, il luogo della vostra consolazione. E oggi dobbiamo raccogliere questa eredità, l'oblazione. E quindi questa apertura dell'inchiesta diocesana diventa anche il messaggio redentivo per tutti. Quindi accogliamo questa gioia di questo giorno, vigilia della terza domenica d'Avvento, che a noi tanto cara, in cui nel 1933, terza domenica d'Avvento, ed era 17 dicembre, noi abbiamo dato il nostro primo contributo di apostolato a Pellaro di Reggio Calabria. Quindi l'inchiesta diocesana per oggi significa dare a tutti la possibilità di comprendere sempre più la grandezza dell'oblata, dell'oblazione, dell'oblato per eccellenza di Gesù, Gesù il Figlio di Dio. E allora, carissimi amici, grazie per quanto avete fatto, per quanto ci avete sostenuto, per quanto ci avete creduto nell'innocenza di Monsignor Cognata, e grazie per le preghiere e il sostegno morale, per quanti siete affezionati al vero e unico oblato che è Gesù Cristo, e per mezzo di Monsignor Cognata comprendere di più la salvezza che viene data ad ogni uomo. Vorrei anche ringraziare in questo momento il nostro vescovo Monsignor Mauro Parmigiani, che è stato sempre accanto a noi, che paternamente ci segue, che veramente è un sostenitore della santità di Monsignor Cognata. Grazie eccellenza, e gli siamo grati, io a nome di tutte le oblate, per quanto fa e quanto farà per noi, per la causa di Monsignor Cognata. Voglio ringraziare anche il Rettor Maggiore, come padre della famiglia salesiana, accanto a noi, con quell'attenzione e quella discrezione, ma anche con quella fraternità, che ha sostenuto in questi anni e in questi ultimi mesi questo nostro cammino fino a questo giorno tanto gradito e tanto solenne per noi. E poi vorrei ringraziare Don Pierluigi Cameroni, il postulatore, per quanto zelo, quanto tempo e quanta dedizione ha messo in questi anni perché arrivassimo a questo primo traguardo. Ringrazio anche già anticipatamente il Tribunale, che sicuramente avrà un bel da fare, ma scoprirà anche la bellezza e la grandezza di Monsignor Cognata. E non per ultimo voglio ringraziare anche il dottor Viola, con tutti i giuristi che hanno speso tempo e tanto tempo e professionalità perché la verità venisse alla luce. E allora questa luce, come nella notte di Betlemme, che ha irradiato il buio della notte in cui si trovavano gli uomini di quel tempo e l'umanità di quel tempo, la luce di Betlemme oggi è arrivata anche qui. È arrivata attraverso questo dono che la Chiesa ci ha fatto, la luce di Monsignor Cognata, che illuminerà ciascuno di noi se ci lasciamo illuminare. Grazie, grazie Signore per questo dono. E non posso non dire grazie all'Immacolata, l'Immacolata che è la nostra madre, e noi siamo state fondate proprio nel giorno dell'Immacolata, e a lei
dobbiamo, e tutta la forza, tutto il sostegno di questo tempo anche difficile che stiamo vivendo, di questa difficoltà anche di pandemia, ma noi ci sentiamo forti, forti perché lei è la donna forte, colei che con il suo sì è riuscita a sconfiggere il male e anche con il suo sì sicuramente porterà a pieno compimento questa causa di Monsignor Cognata. Grazie a tutti e lodiamo il Signore perché grande è la sua misericordia. Alleluia, alleluia.